c'è tanto traffico, c'è un traffico veloce, ci sono gli autobus che si fermano e ripartono proprio qua sotto. La situazione chiaramente era insostenibile. Erano degli uffici, il committente ha voluto acquisire questo immobile circa 2 anni fa e farlo diventare 40 unità immobiliari e di conseguenza abbiamo dovuto operare su qualcosa che già esisteva. Siamo in via Zurigo 3 e proprio qui sotto c'è la fermata della metropolitana, c'è la fermata dell'autobus, sentite il rumore dell'ambulanza, sicuramente dal punto di vista acustico non è una bella situazione. È sufficiente chiudere la finestra per lasciare fuori tutti questi fastidiosissimi rumori. Io sono nel campo edile da tanti anni, in quanto mio padre aveva un'impresa edile che io ho proseguito naturalmente, per cui sono entrato in cantiere praticamente all'età di 15 anni, perché a quei tempi si poteva entrare in cantiere avendo solo 15 anni. Un abbattimento acustico non solo di 40 decibel ma di 45, per cui questi scarni 5 decibel significano tantissimo in acustica, in quanto prevedono un aumento di prestazioni acustiche notevole. Ad esempio, io sento magari il rumore di fondo con le finestre chiuse a 40 decibel di abbattimento. Con 45 decibel questo rumore di fondo scende ancora, per cui vuol dire che all'interno dormo meglio, non sento i rumori esterni. Ci sono ad esempio rumori quali il tram piuttosto che il suono dei clacson viene ulteriormente ridotto, per cui l'ambiente interno è come avere un ambiente soffuso, un ambiente quasi montano dove uno entra in casa e non sente più cosa succede all'esterno. È stato fondamentale il rapporto tra noi imprese fornitrici, in quanto noi forniamo la parte grossa, la parte dura, però abbiamo bisogno delle competenze e delle capacità degli altri operatori. Siamo abituati a lavorare con i serramentisti che non sempre capiscono il prodotto che vendono, nel senso loro si limitano al serramento e poi dicono per il resto ci deve pensare l'impresa. Però è ormai fondamentale il nodo muro-serramento. Aguano ha avuto la capacità di proporre già una soluzione, non dico sua, ma una soluzione probabilmente mutuata con tutti gli altri interventi che ha fatto in questi ultimi anni e che ha permesso di raggiungere un buon risultato. L'isolamento acustico in questo edificio è particolarmente elevato, il migliore di tutti quelli che abbiamo mai raggiunto. Pertanto è un sistema che è adattabile anche ai piccoli interventi, ma specialmente negli interventi dove vengono richieste alte prestazioni, di sicuro il metodo finestra smart fa la differenza. L'intervento che abbiamo realizzato congiuntamente con tutti gli altri operatori di sicuro ha portato valore aggiunto a questo intervento immobiliare, in quanto sono stati rispettati degli isolamenti acustici e degli abbattimenti acustici che difficilmente si riescono a realizzare concretamente in opera. Tutto questo ha comportato che il nostro committente è riuscito a vendere più velocemente gli appartamenti e i committenti, gli utenti finali, sono stati contenti di aver comprato appartamenti che in effetti dimostrano il loro valore, specialmente nel settore acustico.